il cranberry, macino macro carbon, mirtillo rosso, tutta la stessa roba. È il secondo prodotto come integratore più fatto al mondo, pensate. Dopo la pappa reale, il più venduto al mondo è il cranberry. Allora, il primo dato in letteratura che trovate sul cranberry è questo qua, del 59. Quindi è l'ultimo lavoro, è del 19 febbraio del 2015 ed è su Nature. Ora la rivista più importante del mondo si è occupata proprio l'altro ieri di questo fenomeno. In totale abbiamo 1066 pubblicazioni. Per tanti anni si è riportato che l'azione di un litro praticamente di succo di mirtillo, se lo diluite con un altro litro d'acqua, andiamo a 2 litri. Tu sempre un litro di succo di mirtillo puro devi dare. Si parla di 900 ml. Ora io vi invito a bervi 900 ml di succo di mirtillo. È incredibile. Per rendere bevibile devi metterci 8 cucchiai di zucchero, quindi curi la cistite e ti viene il diabete. Poi intorno alla metà anni 60 si fece una clinica e si dimostrò che in effetti, se tu lo prendi tutti i giorni, 300 ml erano sufficienti a dare un dato simile a quello dei 900. E quindi in molte farmacopee fu scritto che si dava da 300 a 900, 300 è circa una lattina di Coca-Cola, è già più fattibile, è comunque molto cattivo se non viene adulterato. Poi si capì una cosa che devo dire, perché non capivo prima, disidrata, togli l'acqua. Quindi si fecero i prodotti secchi a base di succo disidratato. Però con tutti questi tre prodotti, che problema hanno? Una cattiva standardizzazione dei principi attivi. Certo. Poi in quegli anni non si sapeva nemmeno perché il succo in qualche modo funzionasse. Si è passato poi a capire che forse erano genericamente i polifenoli. Quindi negli anni 80-90 sono comparsi nel mondo i primi estratti titolati in polifenoli. Ma sono le proantocianidine, soprattutto quelle dietrimeriche, di tipo A. Quindi oggi si titolano gli estratti in base alle PAC. Recentemente un gruppo di proantocianidine, le PAC di tipo A, isolate dal cranberry, hanno esibito attività antibatterica soprattutto contro le Escherichia coli P fimbriato puro patogeno. Perché vi do queste definizioni? Perché bisogna capire una cosa. Io nelle feci, nell'intestino, io sono pieno con tutti gli Escherichia coli, ma questi non sono uropatogeni. L'uropatogenicità è data dalla presenza di due adesine. Non ne basta una, ne servono due. Escherichia coli può essere senza adesine, oppure può essere con il pilo di tipo 1, oppure può essere con il pilo di tipo 1 e con la struttura fibracea di tipo P. Allora, l'uropatogenicità c'è quando Escherichia coli è presente di entrambe le due adesine. Queste due adesine servono a creare degli agganci. I batteri proliferano solo se si agganciano da qualche parte. Allora, il cranberry fornisce queste proantocianidine che bloccano l'adesione della struttura fibracea di tipo P. Non bloccano l'adesione del pilo di tipo 1. Escherichia coli, per aderire, usa le fimbrie di tipo 1 per aderire al mucus. Mucus di cosa sta parlando, secondo voi? Intestino. Qui poi dice, e le strutture di tipo P per aderire ai glicolipidi, quindi alle funzioni recettoriali, sul duodeno, quindi in vescica. Quindi abbiamo un batterio che ha due mani. Se è senza mani, non fa niente a nessuno. Se ha una mano, pilo 1, si attacca all'intestino. Se ha la seconda mano, è capace di attaccarsi alla vescica. Ovviamente l'uropatogenicità ce l'ho se ce l'ho tutte e due, perché sennò non mi aggancio alla vescica. Se ho solo il pilo di tipo 1, non sono uropatogeno. Posso essere colonizzante per l'intestino, ma sono in grado di proliferare in vescica. Vedete, questo è un testo di microbiologia, ti fa vedere che grazie al pilo di tipo 1 il batterio aderisce all'enterocita e riesce a trasmigrare. Ma diventa uropatogeno o... No, è così. Okay. Quindi prolifera da... clone che era già pilo 1 positivo. Quindi di che tipo di cistite stiamo parlando? Perché col cranberry spesso si fa questa diffusione, confusione. Noi parliamo di cistite ricorrente, noi abbiamo una cistite evento acuto, abbiamo una cistite recidivante, abbiamo una cistite ricorrente, possiamo dire in questi modi. Un episodio acuto potrebbe tipicamente di un maschio, per questioni di igiene, per esempio, casualità, via uretra, un ceppo può risalire. Quindi, non so, indumenti sporchi, quello che volete, rapporti sessuali, anomali, può succedere questo, ma è una risalita di un ceppo via uretra che colonizza la vescica. Poi abbiamo gli episodi ricorrenti. Gli episodi ricorrenti tendenzialmente avvengono nelle donne più che nell'uomo. Perché? Perché sono serviti da un bacino intestinale. Ma non è tanto la posizione anale e quindi la mutandina che trasferisce o la cattiva igiene, è una trasmigrazione di questo tipo. Cioè è un passaggio per trasmigrazione dall'area colonica alla sede vescicale, che può avvenire se esistono però le due positività, perché la prima positività mi serve a trasmigrare, altrimenti io non aderisco e non sono capace di passare, ma non mi dà uropatogenicità. Spesso nei prodotti col cranberry si aggiunge il mannosio. Perché si aggiunge il mannosio? Perché il mannosio
torna indietro, vedete? Vedete, pilo di tipo 1, sensibilità al manovio. Cioè, se io metto in coltura un ceppo che è solo pilo di tipo 1 positivo, mi basta del manovio in coltura, lui non prolifera più. Ma non è uropatogeno un ceppo che ha pilo di tipo 1. Il pilo di tipo 1 lui lo usa soltanto per trasferirsi dal colon alla vescica. Quando arriva in vescica, se non ha altre adesine, viene diluito con le urine. Se invece ha la struttura fibrace di tipo P, non riesce ad aderire alla glicoproteina dell'uroepitelio e quindi non riesce a proliferare. Ecco quello che succede quando Escherichia coli arriva da questa lamanina di tipo 1 che gli è servito a trasferirsi. Questa è la fimbria P. Quando arriva, lui cerca, questa è la vescica che ho disegnato, lui cerca di aderire al recettore, ma non ci riesce perché gli si frappone la proantocianidina di tipo A. Ok? La proantocianidina tipo A lega la struttura fibrace di tipo P. Lui non proliferando non ho patologia vescicale. Come è fatta questa PAC A, che è poi il principio attivo del cranberry? Ecco com'è, sono due polifenoli uniti da due legami covalenti, due. Questi due legami cosa fanno? Creano una situazione che io chiamo pavimento soffitto. Sono due polifenoli messi così, con due legami così. Questo blocca il movimento dei due fenoli, non si possono più muovere. E questo crea un cappuccio che si aggancia alla struttura fibrace di tipo P. Se avessi un solo legame, questo cappuccio non si formerebbe. Perché ve lo dico? Perché guardate come sono fatte le proantocianidine in natura. Noi abbiamo proantocianidine di tipo A, che sono solo nel mirtillo rosso, e sono fatte con i due legami. E poi abbiamo in tutto il mondo vegetale le proantocianidine di tipo B, che sono due polifenoli legati da un solo legame. E la presenza del solo legame non gli permette la formazione a cappuccio. Ecco perché le proantocianidine da qualunque altra specie vegetale, anche il mirtillo nero, cioè che non sia mirtillo rosso, non servono a nulla contro i batteri, perché non hanno questa conformazione nello spazio, che ha solo la PAC A, che è solo presente nel mirtillo rosso. I metodi per la lettura del cranberry in un succo sono quattro al mondo. C'è il metodo DMACC, che è quello che ha usato Avon, poi c'è il metodo HPLC, poi c'è il metodo della farmacopea europea, poi c'è il metodo Bay-Smith. Le proantocianidine tipo A, però, date da Avon, attenzione, non erano date da estratto, erano da succo. Lui ha letto nel succo le proantocianidine. Ma quando io estraggo una bacca, ottengo le stesse PAC che sono nel succo? Il succo come è fatto? Prendo la bacca e la schiaccio. Quindi non uso chimica. Invece quando faccio un estratto uso un solvente. Solvente cosa vuol dire? Scioglie. Come è fatta la proantocianidina dentro la bacca? È attaccata a uno zucchero. L'attivo è il PAC. Non è il PAC più lo zucchero. È il prodrag che è il PAC più lo zucchero. Quindi, se io in qualche modo schiaccio la bacca, io estraggo il PAC più lo zucchero attaccato, ok? Questo zucchero attaccato dà gastroresistenza. Se invece io uso un solvente, entro dentro la bacca, il solvente scioglie molto bene le PAC e poco lo zucchero, e quindi la PAC perde lo zucchero. Quindi io nel solvente mi trovo PAC libere, agliconiche, che quindi sono invece libere di interagire, di appiccicarsi. E quindi che cosa fanno? Sono già pronte all'uso. Attenzione, l'attività delle PAC non è contro Escherichia coli, è contro tutti i flagelli. Qual è il primo batterio flagellato che in un individuo si incontra? L'Helicobacter pylori. Bravissima. Infatti trovate la letteratura su PubMed di soggetti, di autori che usano le PAC senza lo zucchero per dare in add-on therapy alla triade di antibiotici che si dà nell'eradicazione di Helicobacter pylori. Tu quando fai l'eradicazione fai un ciclo di 10 giorni, poi aspetti qualche settimana e poi fai il breath test. In quel vuoto terapeutico danno le PAC per aumentare la risultanza finale. Quindi vuol dire che se io do PAC libere e il soggetto è 1 su 4, 1 su 5, è Helicobacter pylori asintomatico, per esempio me lo sottrae. Chiaro? Quindi come faccio a impedire questo fenomeno? Poi le PAC senza zucchero sono leggermente più instabili nell'ambiente. Come faccio per fare? Io ho quindi instabilità ambientale, instabilità a basso pH, interazione con i batteri gastrici. Con il succo non ho questi problemi. Quando io passo all'estratto nascono questi problemi, quindi devo gastroproteggere. E infatti questo è il primo trial, impiego altamente standardizzato di cranberry gastroprotetto. Questo è un lavoro su 16 donne, 6 episodi di UTI l'anno precedente, terapia 90 giorni, 24 UTI attese, come ha pubblicato Avon, come hanno pubblicato i francesi, non ne viene nemmeno una. Un mese di washout, a 120 giorni ne dovevano venire 32, 0, a due compresse.
La farmacologia fitoterapica manca, è una grande critica che io faccio sempre, la dose risposta. Se una cosa funziona a X, deve funzionare un po' meno a X mezzi, e non deve funzionare a X quarti, e deve fare magari di più a 2X, e magari a 4X deve essere tossica. Cioè ci deve essere una curva dose risposta. La farmacologia insegna questo. Allora, cosa succede se io scendo di una compressa? Ce ne do la metà. A ruolo altri 20 donne, sempre 6 episodi, uno ogni bimestre, in occasione del ciclo normalmente succede. Mi attendo 30 episodi, ne ho zero, perché le do tutti i giorni, la metà, ma tutti i giorni dopo che le ho negativizzate con nitrofurantoina. Sospendo, ricompaiono, 3 donne si positivizzano. Avevo dato la metà del dosaggio. È una cura, è accettabile questo discorso. Questo dove può centrare con l'oncologia? C'entra, perché in oncologia, in caso di irraggiamento pelvico, il maschio diventa come una femmina, cioè la prossimità anatomica che si configura in occasione del ciclo mestruale, quindi dove la donna ritiene i liquidi, disidrata le feci, crescite culturali involontarie di Escherichia coli, effetti di trasmigrazione vescicale che si manifestano in maniera importante, possono avvenire nell'uomo che ha irraggiamento pelvico per carcinoma prostatico. Lì non perché gli disidrati le feci, ma perché dai mucosite attinica, cioè le intercapellini, intestino vescica, che nell'uomo non hanno la prossimità anatomica o la debolezza e la fragilità tipica della donna indotta da ciclo, ce l'hanno indotta da mucosità attinica. Quindi dalla massa fecale alcuni Escherichia coli, ma anche altri, poi iniziano a passare. Infatti il maschio operato di carcinoma prostatico e irraggiato manifesta cistiti ricorrenti, che vogliono dire prendere antibiotici, nuovi farmaci. Ecco lo studio, questo è pubblicato su Carcinoma Management and Research, quindi indicizzato, cioè su PubMed con Impact Factor. E che cos'è? Guardate, uso un estratto di cranberry altamente standardizzato, gastroprotetto, nella riduzione della cistite ricorrente indotta da radioterapia per carcinoma prostatico. Questo quindi è il secondo capitolo che vediamo oggi, è contrastare un effetto iatrogeno da terapia oncologica. E la terapia oncologica potrebbe farmi cadere i capelli, in questo caso provoca cistiti ricorrenti che non erano mai manifeste. Devo dare gli antibiotici. Studio 370 pazienti, non 10, arruolati in ospedale e seguiti per 7 settimane dopo l'intervento. E vedete che qui abbiamo 184 pazienti trattati con cranberry, 186 del gruppo controllo, e avranno, come vedrete, 16 infezioni ricorrenti, perché tutti i giorni comincia una radioterapia che poi andrà avanti 6-7 settimane a seconda del tumore, di quanto è rimasto, c'è un po' di variabilità. La dose GAI irraggiata è la stessa, tutti i giorni tu dai il cranberry gastroprotetto. Al gruppo di 184 persone sono venute, vedete, 45 infezioni a livello vescicale. Allo stesso gruppo, stessi pazienti, che però hanno preso il cranberry tutti i giorni, è venuto a 16 pazienti. Cioè vuol dire riduzione del 66%, da 24 a 8, è il 66%, senza dare un farmaco. Tutta quella gente avrebbe dovuto presentare antibiotici, quindi non è stato dato una goccia di antibiotico e ha ridotto del 66% le infezioni. Questi sono i vari ceppi, e vedete che tutti i pazienti hanno preso, abbiamo 16 episodi in 6-7 settimane, verso 45 del gruppo placebo. Questa è una bellissima attività. Attenzione, le positività, io ho una cosa che è la positività vescicale, questa è una cosa. Un'altra cosa è la lettura dei sintomi. Se io chiedo a quei 170 soggetti che fanno irraggiamento pelvico e dico ti brucia quando fai la pipì, non mi rispondono in sì in 16, non è che non funziona così, mi rispondono in sì in 50. Perché una cosa è l'infezione reale e una cosa è la cistite attinica, cioè è una percezione che il paziente ha per le lesioni, la mucosite indotta dall'irraggiamento. Quindi ecco perché io trovo un numero di pazienti molto diverso se valuto i sintomi. Se io valuto la disuria, come anche la frequenza urinaria, io vedo un abbattimento dei dati su molti più pazienti. Questo perché? Perché si ritiene, come è anche scritto qua, che l'estratto di cranberry in realtà abbassi anche tutti i sintomi, perché in realtà lavora anche sulla patologia mucosale, sulle lesioni attiniche, non soltanto sugli aspetti di infezione, che quindi è un dato aggiuntivo. La cosa che mi piace dirvi e che correla con tutte le cose che vi ho detto all'inizio, che spero di avere un pochettino catturato, è porci questa domanda. Cioè, ma tu, io fossi in voi, fare questa domanda a me. Ma tu, tutta la prima lezione, iniziai stamattina, hai rotto le balle dicendo che i derivati da estratti non sono assorbiti e mi stai rompendo le balle per un prodotto che per avere questi effetti deve andare tutto in vescica. Come cavolo ci arriva in vescica se non è assorbito? Questa dovrebbe essere una domanda giusta. Infatti non è assorbito e funziona in vescica, e vi faccio vedere come mai.
ci poniamo la domanda di dove agiscono, nella cistite ricorrente, più tipicamente femminile, o nella cistite da radioterapia, più tipicamente maschile, dove in qualche modo il maschietto sembra un po' una femmina da quel punto di vista, no? Per il passaggio. Guardate come funziona la cosa. Io mi ritrovo con due cloni di Escherichia coli uropatogeno nell'intestino. Questi iniziano a proliferare nella donna perché cioè, arriva al ciclo, o per altri problemi, perché mangia carboidrati, quello che volete. Nell'uomo perché si aspetta che questi proliferano, arrivano a un certo numero e per passaggio stocastico, quindi casuale, di natura statistica, iniziano a trasmigrare. Nella donna è facilitato il passaggio, nell'uomo è facilitato dalla lesione attinica indotta dall'irraggiamento. Quindi, cosa succede? Io mi trovo degli Escherichia coli uropatogeni che hanno il pilo 1 con il quale sono passati e la struttura P con la quale aderiscono il pavimento vescicale che proliferano. La ruinocoltura si positivizza, ti do l'antibiotico, negativizzo sia la vescica che l'intestino. Però ne restano due, non è negativizzazione totale intestinale. Quindi passano altri 60 giorni e si ricomincia il ciclo da capo. Questa è la ricorrenza, non è la recidiva, perché in vescica ho tolto tutto. Vediamo invece con le pacche. Il comportamento è molto bello. Allora, io mi ritrovo con i due ceppi, i due cloni qua, ma la donna è negativa. Io l'ho negativizzata con nitrofurantoina, ma so che gli arriverà a tempo un mese, due mesi gli torna. Allora, adesso che è negativa, le riempio l'intestino di molecole che non sono assorbite, che quindi restano in intestino, che sono le PAC, le ho disegnate qua. Le PAC disturbano le Escherichia coli nell'intestino? No, perché si attaccano alla struttura fimbriacea di tipo P, che nell'intestino è inerte, non serve a niente. La struttura che deve restare libera lui per proliferare è il pilo di tipo 1, che infatti la PAC non tocca. Il pilo di tipo 1 lo fa proliferare in intestino, processo stocastico, inizia a passare in vescica, si positivizza, qui normalmente troverebbe l'aggancio libero. Invece tu, quando era nell'intestino, gli hai sovrasaturato la sua manina, e che quindi è occupata. Che passa anche quella... Anche... Gli passa agganciata, perché tu gli ostaggi tutti i giorni. Lui praticamente viaggia con una mano portandosi la PAC dietro e con l'altra mano libera la usa per il salto dell'asta dall'intestino alla vescica. Arriva lì e fa per toccare e non attacca perché ha la PAC, gliel'avete messa qui. E quindi semplicemente viene eluito e non hai positività. Ecco perché tu hai un'attività biologica dimostrata senza avere assorbimento. Ed ecco perché funziona solo nella cistite ricorrente dove hai un bagaglio intestinale che serve alla vescica. Se io avessi un'infezione di natura diversa agirei poco o nulla. In realtà le cose sono un po' più complicate. Se prestate attenzione, io qui ho disegnato una PAC in vescica. Perché l'ho disegnata? Perché è vero che vi ho detto che i polifenoli non sono assorbiti, ma non vi ho detto che sono assorbiti a zero. Vi ho detto, per esempio, il resveratrolo è sotto l'1%, la berberina 0,63%, cioè un assorbimento infinitesimo per avere un'attività periferica, ma non è zero, una traccia c'è. Ma vi ho detto all'inizio, se io ho una traccia di assorbimento, è una questione di dosaggio. Attenzione, io ho disegnato una PAC qui, ma le molecole come finiscono in vescica dopo somministrazione orale, quelle normalmente assorbite? Chi ce le porta lì? L'acido glucuronico. Cioè le molecole di un farmaco assorbito arriva intestino, fegato, glucuronidato, è trasportato emuntorio renale via e se ne va. Ok? Con l'acido glucuronico aumenti l'idrofilia, per quello che ci riesci. Quindi se io adesso mi trovo delle tracce di PAC in vescica, che ci faccio? C'hanno l'acido glucuronico attaccato, sono cambiate strutturalmente, non sono efficaci, giusto? Quindi sarebbero inutili, e invece no. Perché? Guardate qua, qualcuno un giorno ha preso dei volontari sani e li ha bombati di cranberry, ma gli ha dato dei dosaggi folli, ma per tanti giorni erano sani. Poi ha prelevato le urine. Le ha messe in cultura queste urine con delle Escherichia coli uropatogeno. Sapete cosa ha visto? Che Escherichia coli non cresceva. E quindi ha visto che nelle sue urine c'erano le PAC, ma c'erano le PAC funzionanti. Ed era impossibile, perché se anche l'assorbimento è modesto, arrivano comunque solfatate, glucuronidate, sono inutili, sono indirette, come quando erano glicosidate nel frutto. Non so, sono prodrug, perché le cose non stanno così. Tanto anche attività contro candida, eh? La candida prolifera in fase ifale, filamentosa, le PAC interagiscono anche con la fase ifale di candida. Bene, guardate questo studio di farmacocinetica nell'uomo, dice, attenzione, i dimeri A1, A2 e anche B2, ma noi interessano A1 e A2, anche B2, ma chi se ne frega, delle proantocianidine sono leggermente assorbiti, lo sappiamo,
meno dell'1%, ma guardate come, in forma non coniugata o metilata, e così conservano la loro attività biologica dopo assorbimento. Ecco perché se io ho una molecola poco assorbita di procianidina e assorbita niente, te ne devo dare chili, però tenendo chili, te lo trovo nelle urine e funziona ancora, perché nelle urine c'è passata indirettamente, non trasportata da fenomeni di glucuronazione, di metilazione, di solfatazione o di coniugazione alcuna. Quindi per miracolo, perché diciamo tracce di proantocianidina tipo A nella vescica non coniugata, che quindi possiamo usare, e sono questioni di dosaggio, e sono questioni di dosaggio. Quindi ho scritto un altro articolo, in questo articolo ho proposto un altro meccanismo, ho detto, io in una cistite acuta, io ve l'ho detto prima, io prima scelgo il farmaco, quindi prima si dà l'antibiotico, non dico di fare altre cose, questo sono, è un modo che non mi appartiene, non è farmacologia vera quella, ti do l'antibiotico. Ma ci sono situazioni, per esempio, non so, vado in ospedale perché mi rompo la gamba, mi ricoverano, mi fanno l'urinocoltura, me lo fanno perché lo fanno, devono fare, e mi trovano magari una leggera positività Escherichia coli, per esempio, può essere, o una blanda positività, 100.000, non 1.500.000, 100.000, oppure una positività franca, ma sintomi zero, il fenomeno succede. Che cosa devo fare io ospedaliero quando mi trovo di fronte a questa situazione? Devo dare un antibiotico. Ma in realtà potrei tentare un'altra cosa, in totale assenza di febbre, totale assenza di alcun sintomo, ho positività molto mediocre, la leggo in microbiologia, ma è mediocre, posso prendermi 2-3 giorni di vigile attesa, potrei farlo, però non faccio niente, so che le proantocianidine tipo A, che non sono un antibiotico, non danno effetti collaterali tipo antibiotico resistenza, in tracce arrivano in vescica, questo è un episodio acuto, non è necessariamente un episodio su cui intervenire via intestino, devo solo salire col dosaggio, e allora provo a dare un dosaggio enorme, non 36, 1200 mg di prodotto gastroprotetto per 5 giorni e guardo, faccio, questo è il paziente, sesso, questa è la positività al T0, tutti più di 100.000, sono tutte franche positività, ma sono tutti sintomi zero, ho penso condizioni di persone con nitriti alti per esempio, so che da lì a pochi giorni quello si positivizza le urine, ok? Potrebbe essere una situazione così, gli do il prodotto, un dosaggio enorme, per 5 giorni, rifaccio l'urinocoltura, poi non gli do più il prodotto e la rifaccio altri 5 giorni dopo, mai una goccia di antibiotico, guardate cosa succede, enterococco è già sterile in quinta giornata, coli sterile, questo era candida, ancora positivo anche se non francamente più da intervento, ma ancora positivo, shift a Escherichia coli, però questo qui è un paziente che senza dare antibiotico o antimicotico io ho fatto già qualcosa, questo non è una vera positività, l'ho distinta da sterile a meno di 50.000, coli, abbatto coli, 50 scende, sterile, enterococco, sterile, candida, candida, passa coli, ed è scritto questo passaggio da una popolazione all'altra, coli, già sterile, vedete, questo enterococcus è andato a coli, però si è sterilizzato, guardate, in decima giornata, qui ho già 2, 4, 5, 6, 7 su 13 sterilità in quinta giornata, senza dare antibiotico, qui le ho tutte, no, qui scusate, le ho quasi tutte tranne in questi due casi, 11 su 13, attenzione, non c'è gruppo controllo, io non ho altri 13 pazienti a cui invece non ho dato niente, però 13 pazienti francamente positivi, può darsi che 4-5 di loro, con una positività asintomatica, magari 5-10 giorni dopo erano negativi, e succede così, però posso pensare che questo fenomeno riguardi il 30% del mio campione, il 40%, qui è praticamente un intervento quasi totalitario. Quindi un'altra chance, ma quando da giocare? Quando il paziente è totalmente asintomatico e opero valutando alla comparsa del sintomo, interrompo, comincio l'antibiotico, oppure condizioni non di positività ma di mediocre positività, oppure con nitriti urinari alti che mi depongono, per cui fra uno o due giorni quella riparte una cistite. Chiaro? È un altro comportamento che possiamo adottare in questo senso.